Il lavoro che faceva Tom Platz io lo esaurivo in una serie. Allora io partivo da un'idea, Lady Duty, così come l'ho concepito io, prendendo spunto ovviamente dai grandi. Io cercavo di reclutare in quell'unica serie, perché si basava, il mio Lady Duty si basava su una serie per distretto muscolare. Ma c'è il dire e c'è il fare. Cosa succede dentro questa serie? Partivo dall'idea che in quell'unica serie. Sì, era l'unica serie da portare al massimo dell'intensità, se per intensità si intende questo. Poi scientificamente l'intensità, il concetto classico è un altro, ma parliamo di intensità come andamento dell'allenamento. Allora io interpretavo quell'unica serie non fare la serie pesante al massimo delle possibilità, massimilmente con una ripetizione forzata o una negativa, ma andare oltre, ma molto oltre. Allora io in quell'unica serie partivo dall'idea che si doveva reclutare, si doveva reclutare il totale delle unità motorie e il massimo delle fibre muscolari devono essere tutte quante esaurite, quindi esaurire le unità motorie dentro quell'esercizio, dentro quell'unica serie e di conseguenza il depauperamento proprio delle energie e il coinvolgimento di tutti. Tutte le fibre muscolari, rosse, bianche, ok, e intermedie. Quindi dentro questa serie, che tra l'altro aveva un tempo sotto tensione molto abbastanza lungo, e quindi questo soddisfaceva anche il concetto di tempo sotto tensione, che significa quindi spingerlo un po' oltre, soprattutto per una buona secrezione di GH. Quindi già in automatica applicavo questo, perché il tutto poteva durare 2 minuti. Non meno, una serie durava 2 minuti, attenzione. Come la facevo? Prima si fa un progressivo avvicinamento a quello che deve essere il carico allenante. E quindi sono delle, appunto, serie di avvicinamento, dei passaggi che non devono essere acidificanti, perché se tu cominci a acidificare il muscolo anche di poco, questo comporta smussamento del top di quello che tu puoi fare in quell'unica serie. Quindi il classico, le classiche serie di avvicinamento poteva essere il bilanciere scarico per 10 ripetizioni. Se io dovevo lavorare, ecco, facciamo una cosa pratica. Se io dovevo lavorare con 100 kg, allora io facevo bilanciere scarico 10-15 volte, 30 kg 6 volte, 50 kg 3 volte, 70 kg 2 volte, 90 kg una volta e poi mettevo il carico, il 100 kg. Cosa Ah, succedeva ok. dentro questi 100 kg? Quelle facce che vedete nelle foto, un inferno. Ecco. Allora, qui mi rifacevo un po' alla maniera di Tom Platz, per alcuni sono famose quelle foto dove lui alla fine muove il bilanciere anche di un millimetro. sì, Sempre infatti. basato. Esatto. Non mi sono avvicinato a quello perché poi quello non mi interessava. Quello forse era anche un po' scena, non credo che servisse granché. La classica mia serie di duty si basava su questi 100 kg che venivano svolti, un peso che mi permetteva massimo 6-8 colpi. Arrivavo quindi a cedimento tecnico. Dopodiché, dopo il cedimento tecnico, cominciava ad entrare il cedimento assoluto, perché come dicevamo l'altra volta, sono due concetti differenti. Il concetto del cedimento tecnico, che significa quello che tu puoi fare con quel determinato peso, al massimo della forma e delle tue forze, poi ti fermi e recuperi. Per me la serie cominciava dopo il cedimento tecnico, lì cominciava il cedimento assoluto. E quindi lì mi basavo su quello che Mike Menzer divulgava, soprattutto le ripetizioni forzate e le negative. Quindi si cominciava con. Prima le ripetizioni, io cominciavo con le negative, che le ritenevo estremamente dure, sempre con quel carico. Di solito erano due ripetizioni negative. Dopodiché lo spotter mi faceva fare due ripetizioni forzate. Spotter ovviamente che deve essere abile a farti fare due ripetizioni. Appunto. Esatto, e non due ripetizioni che fa lui, di cui una veniva con poco intervento, la seconda con più intervento. Si basava su lui. Su quello che sentiva che io riuscivo a fare o sulla mia mimica facciale.
che implorava pietà. Dopodiché cominciavano le burst, i mezzi colpi, due o tre mezzi colpi. Qui aggregavo io quello che Larry Scott applicava, ve lo ricordate? Le burst, le parziali, le bruciature, quando faceva la panca Scott. E anche lui si spingeva nel cedimento assoluto. Quindi io facevo quelle due o tre parziali. Dopodiché, quindi io avevo sfruttato quel carico massimo per quel determinato numero di ripetizioni, per quello che mi poteva consentire, che mi potevano consentire le mie forze. Dopodiché cominciava uno stripping che compatibile a quello che era già successo, poteva essere di 10 kg per parte, di 15 kg per parte. Lì macinavo quindi delle altre ripetizioni. E appena arrivava l'acidificazione, ricominciamo da capo con delle parziali. Negative e forzate no, non avrebbero avuto senso. Poi, se si trattava di un esercizio di contrazione, dove c'è il punto massimo, dove sei fortemente, per esempio un pulley, ok? Che è un esercizio di dove tu arrivi e c'è la massima contrazione, lì facevo la statica, la contrazione statica. Quindi immaginate, dopo tutto quello che ho detto, trattenevo, laddove era possibile, questo lavoro soprattutto con le macchine, quindi pectoral machine o pulley o i cavi stessi, trattenevo il carico per 20, a volte anche 30 secondi, una tortura, non finivano mai. E quindi qui applicavo anche un metodo, quello della contrazione statica, che tra parentesi è l'unico momento, è l'unica possibilità in cui tutte le fibre del muscolo sono contratte simultaneamente. Infatti l'altra volta vi ho detto, poi ne parleremo. Questo era John Little, un grande fisiologo di allora, ancora operativo, che portò avanti, Pete Sisco e John Little, portarono avanti questo metodo della contrazione statica. Fu marketing anche questo. Però io colsi delle cose interessanti. E quindi questa contrazione statica che completava, come dire, il quadro delle tipologie di contrazioni, le concentriche, appunto le statiche, le burst, poi andavo ancora avanti facendo le negative, calavo ancora un po' di poco, quindi uno stripping, il mio partner mi faceva fare la positiva e io eseguivo 6 negative, 4 o 6 secondi. Con un carico che riuscivo a controllare. Finivo poi con lo stesso carico, se le forze me lo consentivano, 2, 3 o 4 ripetizioni ancora, in tensione continua, senza fermarmi né su né giù. Ecco, quindi in quest'unica serie io cercavo di reclutare il massimo, di estrapolare il massimo che potevo estrapolare dalle unità motorie, dalle fibre del muscolo. Solo in quel caso credo che l'eviduti possa essere interpretato nella sua essenza, ma ci sono anche essenze meno intense, eh? Menzer ne faceva un'altra, poi te lo dico dopo.